qualità agroalimentare, oggi celebriamo una giornata a livello mondiale, riguarda ovviamente nel settore delle indicazioni geografiche anche i vini, ma soprattutto a livello di denominazioni. Allora, parliamo intanto del comparto vino, come si sta comportando e come questi tavoli di lavoro di oggi possono aiutare anche questo comparto a guardare al futuro. Assolutamente sì, questi tavoli traguardano il futuro, anche perché bisogna ben individuare cosa vuol dire qualità. Qualità spesso nel loro comune vuol dire, si dice, ciò che piace, ma in realtà non dovrebbe essere così. La qualità, bisogna essere molto attenti, rappresenta un pezzo della nostra storia, rappresenta la nostra tradizione, la nostra cultura, il nostro modo di essere. La qualità è il Made in Italy. Per questo dobbiamo essere attenti nelle norme, nelle leggi, nel esprimere pareri e giudizi e soprattutto a tutelare la nostra qualità, la qualità dell'agroalimentare che ha fatto grande l'Italia nel mondo. Ormai l'esperienza ci porta a dire che, se vogliamo, il mondo australiano, dove c'è il liberismo produttivo assoluto, tra virgolette è stato un piccolo fallimento. Osserviamo come l'America sta cercando di strapparci, di strappare all'Italia le sue denominazioni, i vitini, le DOC più importanti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi, che abbiamo questa grande biodiversità, questa capacità di far parlare il territorio attraverso una bottiglia di vino, nel caso del vino, quindi il vino che diventa ambasciatore di una storia, dobbiamo puntellare tutto questo con delle norme chiare, precise, ed ecco l'importanza di questi tavoli, che partono dalla base, raccolgono l'esperienza delle imprese, delle confederazioni, del mondo dei consorzi, del mondo degli agricoltori, per poter portare sul tavolo le problematiche, le esigenze e far sì che poi il mondo istituzionale, il mondo politico possa realmente ben tutelare le nostre denominazioni. Quindi il mondo del vino è, diciamo che è stato un po' quello che è partito per primo a livello di denominazioni. Quando noi parliamo di controlli, non parliamo solo di qualità, ma parliamo anche di sicurezza, che sono un binomio eccellente. Quindi veniamo all'altro capitolo della nostra intervista. Assolutamente sì, proprio partendo dal presupposto dell'importanza delle nostre denominazioni, del comparto agroalimentare, della qualità del comparto agroalimentare, devo dire l'Italia ha adottato, e questo è sull'esperienza anche di Federdoc, del mondo consortile, ecco, da ormai l'esperienza pluridecennale, se vogliamo, ha adottato quel piano di controlli che tutela le nostre denominazioni. Come le tutela? Noi riusciamo a tracciare perfettamente una bottiglia, riusciamo a collegarla a un vigneto di provenienza. Questo ci consente appunto la traccia, il percorso produttivo, quindi dall'uva alla bottiglia, ci consente appunto il controllo documentale, ci consente il controllo sensoriale, analitico, ci sono delle commissioni di degustazione e quindi quando si esce sul mercato con una bottiglia di vino certificato, nel caso mio posso dirlo, sono il presidente di Valor Italia e quindi posso usare questo nome, quindi certificata da Valor Italia, che l'anno scorso ha certificato oltre 1.600.000.000 di bottiglie al mondo, vuol dire che noi stiamo garantendo il consumatore che quella bottiglia ha una vigna di provenienza, ha un percorso tracciato e ha delle caratteristiche organolettiche assolutamente riconducibili a un disciplinare di produzione. Questo vuol dire tutelare, vigilare e garantire il consumatore e quindi l'attenzione di cui si parlava prima rispetto a una qualità, a un agroalimentare che rappresenta un pezzo di storia della nostra Italia. Ecco, chiudiamo proprio con uno sguardo al consumatore. Sembrerebbe che così protetto, così tutelato non si dovesse più informare, invece i consumatori oggi sono molto attenti, osservatori, e forse invece il vostro lavoro è servito proprio a stimolare nel consumatore questa voglia di saperne di più e sapere meglio. Assolutamente, anzi il consumatore intanto secondo me ha il diritto di essere informato e noi abbiamo il dovere di informarlo, tant'è che adesso un ulteriore passo avanti, credo se ne parlerà anche oggi, è quello proprio di promuovere, far sì che attraverso un'etichetta, attraverso dei barcodici, cioè attraverso un sistema intelligente si possa arrivare proprio alle menti del consumatore, perché oggi io credo il consumatore sia maturo, perché è un percorso, un cammino importante verso il conoscere e riconoscere la qualità è stato fatto. Oggi è giusto informare il consumatore di tutti quegli sforzi, di tutti quei sacrifici che ci sono dietro una bottiglia di vino. L'importanza di tutto questo farà ancora più grande, ancora più importante il Made in Italy nel mondo.
Molto bene, con questa bella frase conclusiva noi diamo anche un po' l'avvio alla giornata di oggi. Buona conferenza e buon tavolo di lavoro. Grazie.